Salve ragazzi, bentornati nel mio canale, io sono Bushi, questo è il settimo episodio di Rime e ora dovremmo capire intanto come andare avanti con questo. Ah già, mi ero scordato che nello scorso episodio ci eravamo fermati in questo punto, quindi ora vediamo intanto cosa fa. Ci ritroviamo qua sopra. Vediamo se urlo. Si spa. Non mi fa urlare. Provo a saltare sopra la pedana e ci sono. Ah, ok, quindi con questo ora tolgo la luce. Bene. Guardate che io ho il potere, eh. No. Ok, che culo. Ok. Ho il potere, ma pensavo di non riuscire ad attivarlo. Ok, tu quindi vuoi andare qua. Io devo attivare di nuovo questo punto. E ecco qua la palla di luce che dovremo posizionare là sopra. Chissà cosa dovremmo fare per attivare anche gli altri bipedi e se dovremmo attivarli nel posto dove si trovavano le gambe di questo qua. Ce n'erano dietro altri 3 o 4 e questa cosa mi fa pensare che dovrebbero essere attivati anche quelli, insomma, per riuscire ad andare avanti. Dai, non ti bloccare, vai avanti. Allora, magari se io salgo da qua, se è la strada giusta, sì, lui andrà avanti. E infatti ci aspettava che noi andassimo avanti. E qua, ok, salto qua sopra, salto giù. Dai, però vieni. Ah, oddio. Devo fare tutto quanto questo pezzo, immagino, per riuscire a salire, anzi per riuscire ad arrivare dove dobbiamo, insomma. Ah, ecco qua, ho superato il punto d'accesso. Già, però, ma tu, possibile che non ti puoi aggrappare sulle sue gambe, almeno mentre lui va avanti tu vai con lui? Quindi, ah, ok, eccolo qua. Dai, ora tocca a te però. Oh, c'era una porta. No, oddio. Ero convinto di aver visto la porta aperta per poter magari trovare qualcos'altro, andare in un altro luogo. Ma tipo, se io scendo queste scale, dove vado? Se vado sotto... Ho paura ad andarci perché dopo non so se posso tornare su. Oppure che devo rifare tutto quanto il giro, quindi magari lo vedrò dopo. Sulla destra vedo già delle ombre. Quindi entriamo qua e sulla destra ci sarà un passaggio che mi porterà sicuramente là. E io cosa ci faccio con te? Ah, mi sono posizionato là. Ah, è un ascensore. È un ascensore, molto semplicemente. Cosa vuoi fare ora? Un bagno magari? Ha paura del lavoro.
Questo gioco è pieno di esseri strani comunque, tra quei fantasmi, queste volpi che abbaiano e scompaiono, questi esseri che camminano giganti. Chissà quale sarà il loro intento. Abbiamo visto che comunque hanno guardato la cima della torre dove dovremmo, credo, salire. E ha fatto un verso strano. Tipo un lupo che urla alla luna. Ok, ora. Immagino che prendendo la palla. Però c'è anche una strada destra, quindi devo capire. Allora, prendiamo il collezionabile, se possiamo. Magari se faccio esplodere questa palla qua. Ah no, oddio, qua c'è un'altra cosa che comunque penso che si possa muovere. Ha preso vita un attimo. Speriamo che riesco ad andare in quel punto. E qua c'è anche un'altra strada. Lui intanto se ne va, ma io esploro. Sai il pezzo di cosa? Il terzo. E ancora non si capisce comunque che figura sia. Guardiamo anche qua cosa c'è qua in cima. Se ci porta in un altro luogo, in un luogo diverso. No, siamo sempre là. Però abbiamo fatto un'altra strada. Allora, ora sono tutte là. Io come faccio però? Devo trovare un'altra palla. Dove la trovo? Magari se saliamo qua. Oh, ce n'era una. Ecco qua sulla destra, infatti mi ricordavo bene. Facciamola esplodere ora, così dovrei prendere tutti quanti. E infatti tutti morti. Benissimo. Qua altre ombre, quindi altra palla. Però sono tantissime. Ah, e questo coso amplifica, credo, il raggio dell'urlo, dell'esplosione della palla, ora quello che è, insomma. Comunque se sembra amplificarlo e grazie a lui possiamo andare avanti. Ottimo. Vediamo ora cosa succederà, o meglio cosa ci sarà oltre la porta che prima era chiusa. Perché noi già abbiamo risolto l'enigma in pratica, soltanto che ci serviva questo coso. È un po' giù di morale. Ha visto il suo compagno morto. Ah, se ne va proprio. Cioè, io non, ora non posso aprire la cazzo di porta. No, che palle. Perché? Se ora lui mi manda
ad attivare un altro di questi cosi. E questo muore, quando potevamo benissimo prima aprire la porta e risolvere il puzzle game, l'indovinello, quello che è. Mi incazzo tanto. Dai, scoccia la porta, dai. Bravissimo. Ha fatto comparire un pezzo mancante del ponte. Ma io come ci arrivo ora là? Ah, ci sono anche le scale dall'altra parte, mi sembra di vedere. No, è soltanto un qualcosa in rilievo sul muro. Però qua c'è un'altra palla. Prendila magari. Bravissimo. E portiamolo qua. Mi segui? Bravissimo. Se io ora ti porto qua, compare anche tutto quanto il resto? No. Ora guarda la palla. Bravissimo. Seguila. Segui la palla. Vieni qua. Ah, ecco, scale. Se ti sposti, testa di cazzo. Ok, abbiamo fatto comunque giusto in tempo. E per fortuna, perché se no, insomma. Oh, prima di fare tutto quanto. Anzi, prima devo sicuramente andare qua. Per poter andare avanti. Vai sulla destra, bimbo scemo. Dai, oh, che cazzo allora. Mannaggia. Ci siamo, sì, più o meno. Saliamo. Vediamo dove ci porterà questa strada. Ora, o vado in alto, o salto sulla sinistra. Provo a saltare, ecco qua. Fortunatamente ce l'abbiamo fatta. Un altro saltello, bravissimo che non si è caduto. Che cosa? Ah, ok. Non avevo visto minimamente quel pezzo. Ok, benissimo. Spostando questa dovremmo aprire la porta. Perfetto. Ma, oddio, noi... Sto posto è tutto strano, siamo saliti. Invece no. Se questo doveva stare qua. Ah, certo, ello. Mi devo aggrappare dove non potevo prima. E cioè qua. Saliamo. Ci famo il giro, saliamo ancora. Continuiamo per la strada e vediamo come risolveremo la situazione. Non dovrebbe mancare ancora molto. Ah, posso scendere qua. Un'altra strada ancora, dove però non posso andare. Però devo. Ma sono arrotondate. Io non posso salire.
Quindi come fa? Ah, guarda un po'. Dai, ma che palle questa cosa comunque. Ci puoi andare, cazzo. Bimbo di merda, quanto mi sta sul cazzo. No, tonto. Che tonto. Stupido, proprio stupido. No, tu sta bando là. Posso attivare questo? Non so cosa mi servirà, però posso. E ora? Magari spostando questo, portandolo al centro e riportando la colonna al centro. Se io sposto questo qua, posso andare su. Se questo era così semplice, sono la persona più stupida del mondo. Ora io sposto questo qua dove stava prima, perché voglio prendere l'oggetto, il collezionabile che sta là sopra. Prima devo attivare questo sicuramente. Ok, tutti questi hanno preso vita. Ma perché mi servono tutti loro se io ora devo aprire solo una porta? Ok, se ne vanno tutti, se ne vanno tutti quanti. Quindi appena finisce la cutscene. Intanto questa musica molto bella del gioco di sottofondo è straordinaria, secondo me. È molto molto bella. Non tanto per la scena che vediamo con questa musica, ma perché mi piace molto semplicemente. Allora, noi prendiamo il nostro oggetto. Giù, bravissimo, e si trova qua. Bene, bene, bene. Una con... Bello. Quindi ci sono anche conchiglie. Chissà quanti altri ce ne sono. Allora. Ce ne sono veramente tante allora che vogliono. Cioè, che vanno ora, non so dove, lo scopriremo, immagino, tra poco. Uno già è posizionato. Ci posizioniamo anche noi. E abbiamo aperto la porta. Voglio andare prima io, tu stai dietro. Voglio assolutamente vedere cosa c'è. Perché tutte queste seghe per aprire questa porta. Già vedo in fondo la scala, quindi partirà un'altra scena dove magari non saremo più in mezzo alla tempesta e ci verrà spiegato qualcos'altro, capiremo qualcos'altro. Chissà cosa. E chissà quanto manca alla fine del gioco.
Qua i fantasmi ci sono addirittura. Ah. Da notare che anche la forma di questi cosi combacia perfettamente con quella porta che sembra una serratura. Secondo me un qualcosa c'è sotto. Non intendo sott'acqua, ma una spiegazione a tutto questo. Ok, siamo sulla nave in mezzo alla tempesta e vediamo questa figura. L. Ci avviciniamo e gli urliamo. Sempre più disperatamente. Quindi lui lo... Tu sai lui chi è allora? Ah, il re! È il re! Almeno quello sembra, penso sia il re. Mi è parso il re. E la mantella che noi usiamo come sciarpa è la sua, quindi. Ma allora chi è la persona che noi vediamo? Quella che io definisco stalker. Ci hanno portato dove? E perché ci sono raffigurati gli spettri anche qua? Allora, guardiamo subito intanto la raffigurazione, cerchiamo di capirla. Vediamo, intanto questi biperi, noi, la volpe, e gli spettri e un luogo. Il ragazzino si sembra impaurito. Noi attraversiamo, grazie all'aiuto della volpe e i spettri, con noi vengono questi viperi e ci dirigiamo dentro questo luogo. Cosa però sarà questo posto? Anzi, cos'è questo posto? E perché siamo qua? Non è quella. Già ho visto che non ci possiamo andare. Quindi ci facciamo tutte quante le scale. Oh. E tu che sei? Cazzo. Non capisco. Oddio. Credo rappresenti il tormento comunque, o del ragazzo o del padre, non so per cosa, ma la prima cosa che mi viene in mente guardandolo è una persona tormentata, dispiaciuta profondamente, e loro non ci inculano di striscio. Mentre prima ci volevo magnà. Perché?
Seguiamo la volpe. E ora immagino si avvererà quello che era rappresentato nella... ma tu sei tonto allora. Quello che abbiamo visto comunque rappresentato prima. Questo posto è figo, estremamente, estremamente bello. Però io non capisco ancora bene la storia, non credo sia quella che ho letto fino adesso. Lo trovo stupido, stupide le mie osservazioni. Qua non posso andare, quindi come vado avanti? Oh, e insomma. Non sembra nemmeno acqua quella che vediamo scivolare sul muro. Non lo potevi fare subito, perché hai aspettato fino adesso? Che palle. Ok, quindi devo fare tutto quanto un giro assurdo. Comunque in un posto simile io penso che questa sia la fine del gioco, credo. È un luogo completamente diverso e ci siamo arrivati in un modo strano. Da tutto quello che abbiamo visto fino adesso almeno. E non potremo tornare indietro allo stesso modo. Anzi, probabilmente non potremo per niente tornare indietro. Sì, no, sono abbastanza sicuro che questo sia la fine. Non vado avanti. Voglio vedere cosa c'è qua, magari troviamo altre cose. Tu sei là, quindi là vado avanti. Ah, e là non posso andare. Non si arrampica. Ma è ovvio questo. Gli spettri. I bipedi. Li chiamo così perché io non so cosa sono, non so neanche come chiamarli. Questa è l'unica cosa che li rappresenta ai miei occhi. Loro sono chiavi. Io lo sapevo, ne ero sicuro. Sono come chiavi. E questo sarà il pezzo finale. L'ultima porta, immagino. Diversa dalle altre. Perché non vai? Ah, ecco la cutscene. No, bimbo, non ce la fai. La sua reazione dopo che ha visto comunque quello che succede a quelle che si mettono là dentro, che si posizionano là.
Povero bimbo. Arrivo saltando là. Bene. E questo che posto è? L'aurora boreale. Almeno credo sia quella, insomma, anche se non di quei colori, ma la rappresentazione è quella. E tu cosa sei qua? Il ragazzo. Noi. Ho capito. Vuoi vedere che ho capito? Forse ci sono. Però non voglio dire cazzate magari, quindi aspetto, voglio essere sicuro. Altre immagini. No, lo sapevo. In questo luogo è troppo, cioè si capisce troppo. Bene. Noi quindi siamo morti. Cazzo, bello. Ecco perché mi piacciono le avventure grafiche. Questo non so se definirlo più un puzzle game o un'avventura grafica, comunque è bello. Ci vuole pazienza e tutto, ma è bello, per i miei gusti almeno. No, neanche da qua. Come vado là sopra? Da qua sicuro. Poi alla fine del video voglio fare anche un piccolo commento a questo punto e un riepilogo su quello che... Segui i comandi? Ok, allora dimmi che non ci va. E un riepilogo di quello che ho capito dalla storia. Allora, quindi questo non è il verso, va bene. Ma quindi io devo andare di là proprio. Però anche qua c'è un altro posto. E questo sarà pieno di altri collezionabili o cose che ci faranno capire maggiormente la storia, ne sono sicuro. Quindi questi sono tutte altre persone morte, siamo in un limbo magari. Ma cosa sono queste allora? Io posso interagire con loro? Ah sì! E questo è uno. Quindi potevo farlo anche prima. Da qua vediamo più o meno quello che ci circonda. Questo vedremo cos'è tra poco, penso.
E tu cosa sei là però? Ci devo assolutamente arrivare. Magari saltando da qua. Sì, bravo, bravo. Ok, dai, che sega. Non mi dispiace neanche l'effetto dell'acqua quando batte in terra, anche se non sembra chissà quanto acqua. Però è bello. Ha tutto quanto un bell'effetto. Vediamo subito tu cosa sei. Una statua. È volato via, è volato via. Là ne vedo un'altra. Là ancora un'altra. Ah, e là giù ancora un'altra. Quindi non è un'aurora boreale. Anche perché in questo pezzo non c'è più. E non so ora bene cosa sia. Non troverei neanche le parole per descriverlo bene, ma. Una scia che lascia quella statua prima che si interagisca con lei. Che rappresenti, penso, l'anima intrappolata, non so. Anche se il concetto è bello. Io dovevo andare là. Riproviamo quindi, magari. Così. Quindi ci rifacciamo la strada. Arrivati là. Tu ti puoi arrampicare, bravo. E saltiamo sopra. O addosso, anzi, meglio. Ah, eccolo qua, sì. Quindi il nostro obiettivo ora è quello di. Liberare, no, attivare queste statue per aprire una porta, immagino. Come fossero quindi delle chiavi. Le statue sembrano tutte quante uguali. Una. Sì, solamente una. Questa era la quarta. L'attiviamo subito. Ora manca solo quella grande. Che poi siamo. No, non noi, la sciarpa. Ah no, noi invece, sì. Siamo noi. La volpe se n'è andata, è stata assorbita dalla statua. E ora che cazzo succede? Oddio.
Ok, ci possiamo muovere, possiamo rompere l'involucro. Eccoci qua. E siamo un'ombra. Completamente neri. Come quelle che abbiamo davanti comunque. Figo. Cosa dobbiamo fare però allora? Entriamo. In questo, in quello che sembra un mausoleo comunque. E la vediamo, ecco, quello che credo sia nostro padre piangere, noi che piangiamo, uno sulla sinistra e uno sulla destra, ma io allora cosa devo fare ora? Salire là in cima? Ok, sì. Dai, no, che palle. Quanto odio sta cosa. Ok, dovremmo essere quasi in cima. Dai, che palle. Attiviamo questo. Qua c'è il fuoco. Ah, ok, ecco qua la strada. E ora? Ok, qua rompiamo anche la seconda catena. Quindi dobbiamo liberare questa luce, magari per passare noi in paradiso, insomma, o non restare più nel limbo. Ripeto, sempre se questo è un limbo. Ok. Dovremmo essere molto vicini. Anche al terzo sigillo. Non vedo niente. Male. Ah, e sta lassù. Non cadrai, vero? Ti prego, non cadere. Siamo comunque in un altro luogo ancora. E però. Ah, ok. Convinto fosse una porta, mi sembrava. Una porta non fa ombra. Ah, ok. Quindi ora? Ok, io scendo giù, devo fare tutto quanto quello. Eccola cazzo. Ah, tutto sotto sopra. Ok, una nostra statua.
Sembra di sì. Quindi ora noi camminiamo nel soffitto. Anzi, sul soffitto. E abbiamo il riflesso sopra, ma non credo quello significhi molto. E quindi ora lui trova la luce, quindi la pace. Va in paradiso, che fai? Ah, è tutto il contrario, eravamo noi quelle. E questo spiega l'inizio del video, no, cazzo. Siamo entrati nella torre e ora vediamo una stanza completamente bianca. Questo è quello che credo sia il nostro spirito. Anche se a questo punto chiamerei così anche quello che noi comandavamo prima comunque. Qua vediamo il nostro padre. Ovviamente che sta male, tutto dispiaciuto. E cazzo. E tutti gli spettri, altre anime che si buttano. Ok, non posso andare. Non mi potevo muovere, si è buttato da solo. È un faro! È un faro! Scommetto che è un faro. Ma magari la rappresentazione della torre con in cima a quel buco come a forma di serratura sta a indicare un faro, quindi dove abitavano loro. Quella stanza di prima, la sua stanza. La volpe, il nostro animale guida, il nostro spirito guida. La nave, quindi un pescatore loro, il faro. Ah, cazzo. E io però cosa devo fare ora? Vedo la nave, il mare, il faro, lo spirito guida. La stanza. Ok,
Devo cercare qualcosa magari. Ma l'uccello, il gabbiano magari. Cosa devo fare? Nel letto? Eccolo qua, il letto penso, sì. La volpe. La volpe. Cos'altro? C'è altro per forza. Ma cosa? Noi siamo pescatori, almeno questo sembra. Non posso interagire con altro. Quadrato ancora con la volpe. E fa sempre la stessa azione. Il libro, la finestra. Le stelle. Ok, dovevamo uscire. Lo spirito. Ho un ricordo che comunque lui vorrebbe avere un qualcosa. La mantellina. Ora se lui... Ah, noi dobbiamo lasciarla? Cosa dobbiamo fare? Non... Quadrato? No. Cerchio, X, triangolo. L'analog. E la lasciamo andare. E questo dovrebbe riportare all'inizio del gioco. Bello, 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 bello. Veramente bello. Quindi noi siamo lo spirito del ragazzo che cerca, non so, probabilmente l'anima, non avendo ricordi, cercava di tornare dal padre, come fosse un istinto. Bello. Spero di potervi portare altre serie come questa. Spero vi piacciano. Condividete con i vostri amici se vi piace il tipo di gioco e come faccio i video. Sostenetemi, commentate se vi va, e alla prossima. Scusate ragazzi se metto questo pezzo, anzi se metterò forse ancora, non so, questo pezzo dopo aver detto comunque che il gioco era finito, però questa ve la dovevo assolutamente far vedere. Qui ci sono le 5 fasi per la morte, credo, di una persona a noi cara, che rappresentano i vari livelli del gioco che abbiamo visto. Il primo è la negazione, dove il ragazzo non sa più che altro di essere morto, o se lo sa non ci vuole credere, ma sembra che non abbia ricordi. Comunque la rabbia, che è rappresentata da
dall'uccello e dal posto dove eravamo, il patteggiamento, dove accetta questa cosa, patteggiare, non lo so spiegare per bene purtroppo, cazzo, pesissimo, la depressione e l'ambiente ce l'ha fatta abbastanza a capire quello che io credevo fosse il limbo, invece non so cos'è, ma rappresenta la depressione e l'accettazione, il pezzo finale con il padre. Cazzo, bello, ve lo consiglio tantissimo, veramente tanto. Non so in quanti arriveranno fino a questo punto, ma se arrivate qua è tra i giochi gratis di marzo e provatelo assolutamente, è veramente bello. Alla prossima.